E invece no. Bene, allora, la piattaforma dovrà essere grossa dal germoglio circa 3 cubetti, massimo 4. Se volete potete fare anche un bel muretto, così siete sicuri di non cadere giù come dei nabbi. Sì, dai, massimo quello lo faccio io, che ne ho un po' di più. Ecco, si vede che il mio socio si sta divertendo un casino a spaccare la pietra. Ok, Guarda, una roba. Ok, ne ho preso un allora po'. qui c'è una specie di piattaforma, adesso ci diamo il cambio, io comincio a scavare. Ok. Direi che la direzione è quella là, quindi... E dai. Facciamo anche il muretto? Sì, dai. Sì, facciamo anche il muretto. Perché a volte mi confondo. Cioè, stare molto attenti a non confondersi tra il tasto Shift e Control. Perché da stare per un soffio sulla piattaforma finite a fare un bel volo. Un tuffo carpiato col doppio salto mortale nel vuoto assoluto. Però mi diverto di più quando a spaccare due cobblestone contemporaneamente. Ok. C'è da gasarsi un sacco. Ce ne sono un po'. Grazie. Ho risparmiato un po' di tempo. Adesso. Ah, sì, iniziate a fare il bel muretto perché dovremmo raggiungere quella cassa. Cosa ci sarà dentro? Non ve lo dico. È una sorpresa. Ah, Lo se è per questo non lo so neanche io. so, perché ci ho già giocato. Ah, beh, allora. Facciamo un po' di video, così almeno intoppiamo un po' il canale di YouTube. Sì, infatti. Adesso ci Ok. proviamo. Ci allarghiamo con la nostra cobblestone. Ah già. Ah, Che grazie, tipo di grazie. skin stai usando? Quella di default. Ah no, perché quella di default è un po' bruttina, soprattutto la cobblestone sembra una roba vomitevole. Sì, lo so, se no mi lagga di più. Allora, come vedete, da un albero adulto sono nati due germogli. Naturalmente l'altro germoglio è stato piantato in una posizione a dir poco mitica, perché se nascono dei germogli cadono direttamente subito nel vuoto assoluto. Hai ragione, L'hai fail. recuperato il germoglio, perché io l'ho visto Sì, cadere per terra. l'ha recuperato. Accidenti, questo lag qui mi è davvero familiare. Sei in modalità non pacifica? No, ma non ci sono le mostre, credo. In che tipo di modalità sei? Pacifica. Non devi dare modalità pacifica, devi mettere quella facile. È facile, insomma, non mi ricordo Sì, cosa c'è. Boh. perché i mob ci servono, perché altrimenti non potremmo mai costruire un arco. Ah, ok. E eseguire gli obiettivi impostati da Minecraft sono, allora, aprire l'inventario, fottere il legname, craftarci una crafting box, poi il piccone di pietra e quello di roccia. Poi costruirci una bella zappa di legno per fare il pane e una bella torta. E poi costruire un'ascia di legno e poi ribaltare una mucca, far fuori i mostri, tutte cose che non farete mai senza morire un paio di volte. Soprattutto qui morire all'ordine del giorno, come si vede bene, non c'è niente, so c'è niente sotto. Ah, mi sto chiedendo perché state guardando questo video. Allora, un germoglio. Ora, un germoglio lo mettiamo lì. Il secondo germoglio per il momento lo mettiamo vicino al primo, lontano però. Allora, fateci pensare. Dove possiamo mettere il secondo germoglio? Il secondo germoglio. Devono stare, ricordatevi, lontano dalla lava perché altrimenti rischiate di bruciare un intero albero. Come mi è già successo. Esatto, come era successo precedentemente. Allora, rinuncio.
bel cubetto di terra. E ci mettiamo un secondo albero. Gli alberi non possono essere distanti a meno di 2, perché altrimenti non vi cresce. Adesso, Esatto. mentre il mio socio cerca di suicidarsi, Sì, infatti sono qua fai che così. ci sto riuscendo. Sta riuscendo. Mamma, ok. Via un po' di cobblestone. Questo metodo qui della cobblestone è molto utile, perché vi permette di spaccare 2 pezzi di roccia alla stessa velocità di tempo di un cubetto. Ecco, facciamo una cosa: io mi spacco il mio e tu ti spacchi il tuo. Infatti. Sì, tra di noi non ci rompiamo, non ci spacchiamo le palle. Fa da sé, fa per tre, chi fa da tutti uno, tutti per uno, uno per tutti. Adesso, perché questo cubo? Grazie al lag, il cubetto di cobblestone per un momento è diventato di ossidiana. Cioè, mi chiedevo, ma perché non si distrugge? Mi sono ritrovato quasi a dare la mano alla lava. Adesso tutti i miei cubetti di cobblestone sono ancora qui per me. E io, no, cobblestone me la piglio io. Ok.